ragazzi, benvenuti nel mio canale e oggi vi proporrò un nuovo video. Non sarà la solita ricetta, ma è il What Eat in a Day, cosa mangio in un giorno. È un video spopolatissimo su YouTube, sia in Italia che all'estero. Io personalmente lo trovo un video molto utile, infatti ne guardo tanti, sia italiani che internazionali, perché magari è uno spunto su come organizzarsi la giornata. Io personalmente non mangio in maniera perfetta, però cerco di organizzarmi al meglio possibile in base alle mie conoscenze, ai miei gusti, al mio stile di alimentare, stile di vita, i pasti. Cerco di apportare i giusti carboidrati, le giuste proteine, i giusti grassi nel corso della giornata. Ovviamente anche io sono umana, anche io sgarro, fra virgolette, non sono perfetta. Magari se ne farò altri troverete qualche sgarro all'interno della mia giornata alimentare, però nel complesso, tutto sommato, cerco di mangiare in maniera equilibrata e poi comunque mangio tanto, non faccio la fame, anche perché facendo attività fisica bisogna mangiare, lo dico anche a chi, soprattutto a chi fa attività fisica, ha bisogno di apportare le giuste calorie nella propria dieta. E niente, spero che questo stile di video vi piaccia, magari in futuro ne avrete fatto altri, lasciatemi pollici in su se vi piace e ve ne farò altri. E niente, venite con me in questa giornata e noi ci vediamo alla prossima, ciao! Iniziamo dalla colazione. Stamattina per colazione mangerò un bel cappuccino di soia fatto da me con la macchinetta del caffè, che viene buonissimo. In inverno non riesco a rinunciare al mio cappuccino. E dei biscotti, che sono i biscotti gran cereale di cui ho fatto il video, e li ho resi un po' più carini e sfiziosi mettendogli della Nutella dentro, sempre quella fatta in casa, la crema di nocciole all'interno, e creando questa faccina molto molto brutta, però veramente veramente simpatica. E infine i biscotti che vi ho fatto in uno degli ultimi video, un video molto recenti, e i banana cookies, ne mangerò due e danno veramente una botta di energia di prima mattina, sono veramente buoni. Questa è la mia colazione. Per pranzo mangerò questa pasta squisitissima di cui ho fatto il video, l'ultimo video che ho caricato, le farfalle integrali alle cime di rapa e panna, una pasta veramente semplice da fare, si fa in 2 minuti, necessita di pochi ingredienti, è molto economica, ma è buonissima, è una goduria per il palato, fa proprio una figura, come vi ho detto nel video è una pasta da ristorante. E vi sazia, è molto leggera, contiene la verdura che fa benissimo. Insomma, è ottimo. Non può mancare la merenda. Ho scelto questi mandarini, che sono proprio mandarini biologici, raccolti sul momento, che mi ha dato la mia vicina di casa, e ci farò una bella centrifuga. La centrifuga è un succo molto genuino, perché non ci sono zuccheri aggiunti, non è mischiato con acqua come quelli che si comprano, che si trovano in commercio, è proprio succo di frutta vero e proprio. Vedete, la sto facendo, questa centrifuga è veramente ottima, ve la consiglio, della Kenwood, ed è veramente semplice da usare. Ecco qua, la mia centrifuga è pronta con la mia cannuccia e ci accompagno 2 gallette di riso al cioccolato fondente. Queste sono ottime, le trovo all'Eurospin e le potete trovare anche, mi pare, al Todis e al Lidl, senza zuccheri aggiunti, senza latte, completamente vegan. È leggerissima, veramente buona per spezzare magari quell'agurino che viene il pomeriggio. Io oggi non sto facendo workout, palestra, e quindi questa merenda mi basta. La cena? Per cena mangerò questi muffin salati, di cui vi caricherò la ricetta a breve,
Sono dei muffin veramente buoni, morbidissimi, accompagnati a questa zucca fatta in padella, veramente semplice ma gustosissima. Se volete la ricetta della zucca, basta chiedermelo sotto nei commenti e ve la carico. Questi muffin, come vi dicevo, sono buonissimi, veramente morbidi, squisiti, una goduria. E come non ma può mancare il pre-run? Io non mi faccio mai mancare prima di andare a letto una bella tisana. La cambio sempre, ne faccio una sempre diversa al giorno. Questa è la tisana detox con limone che trovo al Naturasil della IOGT. Mi trovo veramente bene, è molto aromatica, speziata perché ha la liquirizia, il peperoncino, la cannella, molte spezie all'interno.